signorina. Tutto a posto. Molo beverello. Capri? Lì? Tenga il resto. E voilà, con le ultime 40.000 lire, un giorno a capo, 24 ore di sogno. E chissà, anche l'avventura. Poi di nuovo Marsiglia, il lavoro, in quell'orribile negozio. Uffa. Ragazzi, ragazzi, osservate lassù il Museo di San Martino, fondato nel 1876 secondo alcune fonti e nei primi del 77 secondo il professor Calapece. Tu, Colasanti, sai come si chiama l'antico convento dove ha sede il Museo di San Martino? Ma insomma, cos'è questo disinteresse per i valori dello spirito? E tu, Gasperini, smetti subito di mangiare, villano! Dunque, tu lo sai come si chiamava l'antico convento dove ha sede il Museo di San Martino? No. Silenzio! Lasci. Merci. Madame o mademoiselle? No, non sono sposata. Bene. Perché bene? Beh, così si fa per dire. Se invece fossi stata sposata, avrebbe rinunciato alla conquista? No, avrei detto meglio. Vous êtes amusant. Dammi da qualche cosa. Giulia, ma che ti senti male? Mario! Che fai? Vieni qua, che questo ci muore. Un momento. Prego. Guarda un po', ma questo sta in coma. Giulia. Ma Giulia, ma che fai? Ma che ti succede? Prendi qualche cosa, Renan. Giulio. Permetti. Prego, faccio pure. Molto gentile. Non gliela faccio più, lo sapeva che sarei andato tutto sotto. Sta buono, passa tutto adesso. Ma questo pullover, quando sei che te l'ho presa? È in treno, te lo ricordo. Possono atterrarci 200 aerei, anzi, sono 200 aerei. Ah, bella, scoppia la guerra. Ma c'è guerra, è per la pace. E senti un po' dove che vendono gli spilatini? Al ristorante, sempre dritto e poi sotto la plancia. Yes, dear. Very interesting. Remarkable. Henry. I'm sorry. Guardi quei delfini come saltano. È una famiglia, so anni che seguo del vapore. Genitori, figli. Lei è napoletano? No, sono romano. E lei che cosa fa qui? È in vacanza? Ieri ero a Roma, l'altro ieri ero a Firenze e prima ero a Venezia. Ha fatto un bel giro, eh? E dopo Capri dove andrà? Torno a casa, a Marseille, a Marsiglia. E sempre da sola? A 22 anni si può ancora essere soli, non si fa? Io ne ho 24, permette? Mario Locatelli, sono studente. Io mi chiamo Yvonne e non sono niente. Ma come, se ne va? Mi scusi, Sherry. Il conduttore dell'hotel La Palma che l'accompagnerà direttamente all'albergo. Oh, merci. Prego. Vous êtes bien aimable. Au revoir. Au revoir. Sì, una bella camera con vista sul mare. Pensione? Pensione da questa parte. Da questa parte. Albergo signorina, albergo? Hotel La Palma. Oui. Albergo, prego. Pasquale! Pasquale! Oddio! Pasquale, è arrivato un pacco da Roma per me? No, non è arrivato nessuno qua. Ah, piccoli, da Roma siamo arrivati noi. E questo chi è? Mamma mia, quanto sta brutto.
Arenaggio ha cominciato a confidenza all'indigene. Oh, ma quale indigene? Tanto il Napoli l'ha sempre battuta, la Roma. Voi un vitigio come il nostro non ve lo sognate neanche. Chi? Dite indigeni a noi. E voi che cosa siete, cannibali? Allora vattene se non ti mangio. Quando sei bella. Sei bella tu, sei bella. Avvicina, inutile andare. Arena, ma che fai? Ci vediamo all'hotel La Palma, non ti preoccupare. Guarda dove va quella bionda, sto io qua. Subito, signorina. Ah, piccoli, aspetta, non te ne andare. E che ti faccio paura? Ma tutti così siete a Roma? Ma no, quella è un'eccezione. E io c'ho una classe, c'ho. Vattene, va. Vedi questo. Con chi, capito? Corri, Ioni, e corri, dai. Marino. Forza, i tuoi amici, per aspera ad aspera. La vita qui a Capri non è quella dei turisti, che so, la canzone del mare, la palma, no, no. Qui la vita vera si svolge nelle ville. E se si potesse fare un bel film, come in America, sulla vita dei ricchi, sì, su quegli scandali che poi mettono sul giornale. E tu di quelle feste, diciamo così, tu sai tutto. Magari ci sei stata qualche volta. Chi? Io? Beh, a quelle spinte, no. Ma loro vorrebbero. Loro chi? I raffinati. Qui è pieno di raffinati. Ce n'è uno, per esempio, che si è fatto costruire una villa lassù in cima. Ah, ma allora sei scappatissima. Sei proprio tutto, sai. Veramente avrei un dubbio. Senta, ma mi dica la verità, lei... Renato. Tu, Renato, quando dai un bacio a una ragazza, gli occhi, come li tieni? Aperti o chiusi? Dai, signorina, e mo vi ci mettete pure voi questa povera bestia. Come se non bastasse che dalla mattina alla sera queste cose le deve sentire in francese, in tedesco, in inglese. E mo l'ha da sentire pure in napoletano. Ah, Marianne, ah. Questo meraviglioso paese fa impazzire. È un peccato sprecarlo in brutta compagnia. Fa male al cuore. Sì. Brutte tirchie. Si vede che c'è sta qualcuno all'estero che ci fa cattiva propaganda. Volete sentire l'ultima? Ho letto su non so quale giornale che si stanno organizzando delle gite quindicinali qui a Capri. E con carovane da tutto il mondo. Americane, svedesi, francesi. E attrezzate. Sì, con... brande, scatolame, insomma in pieno assetto di guerra. Guarda che incanto. Ai bagagli ci pensi lei, Va bene. Tu sta buono qui e fa un po' di recupero. Andiamo. Oui. E così? Ci tiene davvero a farmi da cavaliere alla festa di stasera? Me l'ha promesso. Non prende impegni, perché sa, qui le daranno l'assalto. Allora, d'accordo, ballerà solo con me. In esclusiva? In esclusiva. Ma mi levi una curiosità. Lei è di origine italiana, vero? È importante? No, semplice curiosità. Sì, mio padre è un italiano. Prima della guerra mondiale emigrò in Francia. Faceva il cameriere. Un tempo era facile. Se uno aveva iniziativa, vegliava, andava all'estero. Magari cominciava a fare il cameriere e poi... Mio padre fa ancora il cameriere. In tutto il mondo. Che c'è? Scusate un momento, dimmi. È arrivata la francesina da Marsiglia. Bene. Cinque belle valigie. Bene. E ho sentito che ha chiesto un appartamento al piano nobile. Magnifico. Dico sì a Vittorio che mi facesse tirar fuori il vestito mio blu con i bottoni d'oro. Senti, fai una cosa. Comprami pure due pacchetti di Turmac con filtro. I soldi ce l'hai? Nemmeno un soldo. Andi a Bisca che segnasse. Ma signor... Ma va, non commentare, cammina. Attingo una sigaretta, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ah, bien. Vous parlez français, maestà. Certainement, mais oui. Merci beaucoup. Noblesse oblige. Au revoir, maestà. Au revoir. Sono indossatrice. Ah. No, non di quelle celebri con le foto in copertina. Questa è stata la mia prima buona occasione. Viaggio e soggiorno extra lusso in Italia.
Sono stata scelta per una nuova collezione fra 200 ragazze. Come dite voi? Volanti, eh? Volanti. Sì, quelle che lavorano un po' qui, un po' là. È stato un colpo di fortuna. Prima vendevo biancheria in un negozio dove non capitavano che donne. Mai l'ombra di un uomo che magari per scherzo ti chiedesse: che fai stasera? Vieni al cinema con me? Signori, signori, vi ricordate dell'amico vostro? Ah, sì, vengo. Scusa, mi sono dimenticato l'amico mio. Giuseppe, vuoi pagare? Sì. Quante? Vieni. Ah. Vieni. Signori, andate a portarmi in valigia. All'hotel la Palma. Giù, come va, Mal che non che ha fatto più. Signori, andiamo. Sì, andiamo. Verso la piazzetta potrete raggiungere l'hotel La Palma. Maria Vergine. Andiamo, Enrico. Ecco, vengo dopo. Buongiorno, signori. Buongiorno. Ah, lei è la signorina Sarno. Abbiamo ricevuto una prenotazione da Marsiglia per lei. Ha fatto buon viaggio? Sì, grazie. Le abbiamo riservato un bel appartamento al numero 24. Il bagaglio al 24. Permette? Filippo Maria Vambutelli dei Baroni Crispo. Oh, très honoré. Enchanté. Chanel numero 5. Adorable. Ai suoi ordini, mademoiselle. Très gentil, merci. Ne pas de quoi. A più tardi, mademoiselle. Allora, per il signore, camera numero 35. Grazie. Giulietto, sta su, no? Numero 35, ha detto. 35. Vieni qua, piccolo. Una dozzina di rose rosse nella camera della signorina immediatamente. Ui, io sto parlando con te, hai capito che ho detto? Don Felì, non tenga faccia di presentarmi a donna Carmelina. Fatti prestare la faccia da qualche altro, tu che vuoi? Ma quella non vuole che mandate fiori alle donne. Va bene, tu dille che servono per un funerale. Io non ci vado. Ho capito, ci vado io. Plebeo. Quello, vedete, ragazzi, è il Monte Tiberio. Fu Tiberio a scoprire Capri, quel grande imperatore che godeva fama di edonista sublime. E qui ogni sasso, ogni muro ci richiama alla mente le antiche vestiglia dell'impero. Ma purtroppo questa frivola era moderna anche qui è riuscita ad inquinare tutto, cosicché noi oggi siamo costretti ad assistere all'indegno spettacolo di questo pseudoturismo. Schiere in mani di femmine, schiare in sensi, rispondono vogliose alle pseudo-blandizie degli slogan pubblicitari. Capri, l'isola dell'amore. Mi fanno ridere. Brigati, brigati, ci rivediamo al Monte Solaro! Sandra, dove vai? Devo correre da mamma. No, cara Carmelina, voi questi discorsi non me li dovete fare. Allora, secondo il vostro ragionamento, io dovrei stare sempre sotto una campana di vetro. Campana di vetro a parte. Io dico che quando un uomo è arrivato ai 40... Però, a 25 mi avete chiesto di aspettare. E io... è da allora che v'aspetto. Ma voi non lo sapete che il matrimonio è la tomba dell'amore e della giovinezza? Don Fili, ma che aspettiamo? Di questo passo ci finiamo prima noi nella tomba. Gesù, e voi dovreste essere contenta di sposare un giorno un uomo ricco d'esperienza. Mamma, il vestito da Roma non è arrivato. Però è arrivato un ragazzo simpaticissimo. Ha gli occhi di Gary Cooper e i capelli di quell'attore americano. Quello con due spalle d'ante. Quello che l'anno scorso venne qui a capo. Sì, Nick. Quella specie di boxer volgare antipatico. Ve lo ricordate, Don Fili? Quello che ci voleva portare tutti in America e che a voi vi chiamava Papa. Me lo ricordo. Marrano bifolco. Che ogni qualvolta mi voleva dimostrare il suo affetto, ma mollava uno schiaffone e mi chiamava papà. Questi americani non li capisco, hanno una mentalità così ristretta. Papà, che cosa? Un uomo come me, una figura come la mia, chiamarlo papà. Piccioletto, quanti anni hai più o meno? 14, 15, quanti ne hai? 18. Oh. Perché? No, niente, così. Don Fili. Dimmi, cara. Me la date una spiegazione? A tua disposizione. Voi che siete un uomo esperto. Grazie. Quando si bacia... gli occhi come si tengono? Aperti o chiusi? Oh, e che ti devo dire? Bisogna distinguere. Vedi, cara, ci sono due categorie di baci. Quello cosiddetto per la cena, sognante, ad occhi chiusi, e quello vero.
E gli occhi possono essere aperti o chiusi, non ha importanza, indifferente, perché anche con gli occhi chiusi ti si aprono orizzonti irreali, fantastici. E il bacio allo stato grezzo, che obbedisce ad impulsi incontrollati, insomma rappresenta quasi un fenomeno animale. Don Fili, sentite, la vogliamo rimandare questa lezione? Oh Gesù, e che sono stato io? Quella bambina vuole sapere, oramai è sviluppata. Allora, non c'è niente da fare? È proprio impossibile? Beh, veramente siamo al completo, ma se non ricordo male il signore del 31 dovrebbe partire. Si accomodi nella hall un momento. Come sta la mia cocchina? Bene. Dice che forse dovrebbe liberarsi il 31 e che dobbiamo aspettare. Sì, caro. Ci vediamo alla canzone del mare. Giusto. Ti piacerebbe che io andassi in giro così? Così? Allora non mi vuoi bene. Che discorsi. No, scusa, non ti sembrerebbe di dividermi un po' con gli altri? Ma cocchina, cosa dici? Dividerti? C'hai da aspettare molto? No, un momentino soltanto. Va bene, intanto scriviamo qualche cartolina, magari al signor preside. Giusi, il mio cappello. Sì. No, mi scusi, volevo... Ah. Grazie, ma io non fumo. Beh, allora fumo. Professor Giuseppe Cavicchioni. Sono io. Vuole accomodarsi, prego. Scusate. Ho in testa una corsa di cavalli selvaggi. Mai provato? Niente. Spiacente, signore, ma pensavo che il 31 partisse. Oh, ha cambiato idea. Vede, è che noi siamo in viaggio di nozze. Sposata? Sì. Una notte intera senza dormire in treno. Poi vedete? Noi ci siamo sposati. Come? Ieri. Sì, dico, avrete fatto un patto, spero. Un patto? Ho capito, niente patti. Beh, allora dagli tanti figli. Sì, lo dico sul serio. È l'unica maniera per fregarli. Sì, ma voi, donne sposate, lo avete capito benissimo questo. Diventate grasse, la cellulite al collo e alle cosce. Ma loro vi vedono sempre belle perché siete le madri dei loro figli. Beh, ciao. Balmain, 9.000 franchi. Lei capisce, siamo in viaggio di nozze. Capisco. Buon bagno, madame. Guardi un po' Vittorio. Per questa camera. Un momento, prego. Vittorio, se ho sentito bene, i due sposini cercano una stanza. Sì, è vero. Ma dove la trovo? Ma ora che ci penso, io rimango fuori tutto il giorno e forse anche stanotte. Resto da Costantino ad Anacapri. Ah, bene. Allora, ho un'idea. Aiutiamoli. Ma in che modo, madame? Posso cedere loro il mio appartamento. Però qualcosa mi dice che la femmina è bene che aspetti. Ecco. Aspettare è la cosa più bella. Dormiranno in una barca stanotte, ma la fanulla gli farà bene. Dio, come invidio i primitivi. E tu no? Ma che sta dicendo? Ma che sta dicendo quello? La signora dice che sarebbe molto bello se andaste a dormire in una barca. In una barca? Prova che sarebbe una cosa molto romantica. In una barca? Ma chi è quella matta? Che vuole? Cocchina, che succede? Che t'hanno fatto? Dove sei? Andiamo via, via! Ma dove andiamo? Non so, in un altro posto, in una barca. È una tonsillite. Ma chi si attacca? No, adesso si prende una bella pillola e starà benissimo. A te, Giulio, manda giù. Su, da bravo. Cos'è? Non ti preoccupare, non strozzi. Adesso la quitta. Ecco. Beh, ma potrebbe anche essere un fatto intestinale, no? Ma no. Eh sì. Comunque bisogna prevenirlo. Ci vuole un'altra cosa. E ti passa su. Dai.
Buono, buono. La salute bisogna guardarsela, sai. Scusi, dottore, ma con tutte queste pillole sullo stomaco, vero? Anche lei ha ragione. Adesso gli mettiamo una bella supposta che non nuoce allo stomaco, permetti? No, no. Vabbè, te la metti dopo da solo, capito? Adesso devi stare giù e calmo, eh? Buono, accuccia, accuccia, lì. E come mi sta? Che? Ah, no, ti sta male. E poi me la metto io, scusa. Ma sì che ti sta male, lasciati servire, no? Dai, sei mia. Tu sta zitto, che ti fa male la gola. E poi gliel'ho fatta comprare io. Ho scelto anche il modello, a misura mia. E questa tintonita che dici? Ah, no, quella gialla no. Il profumo. Non toccarlo. Titto. E smetti. Ma non toccarlo. No, non toccarlo, che poi ti senti peggio, scusa. E tieni la borsa in testa, se non guarisci mai. Ecco, metti il termometro e attento a non mandarlo giù. E vuoi il tuo profumo? Ti è il profumo. No, ciao, bello, ciao. Il profumo, no. Me la porta via tutto. Incombe su me ed anche su voi una gravissima responsabilità. Dobbiamo ritrovare Neri e Gasperini. Propongo perciò che alcuni di voi volontariamente rinuncino alla gioia di questo meraviglioso tempo. Ma che dici? Per dedicarsi alla sia pur tediosa ricerca dei propri condiscepoli. Allora, chi vuole andare, parta immediatamente. Vado io! No, non tutti, ragazzi, fermatevi! Aspettate, fermatevi! Dove andate, ragazzi? Signori, è bello, Capri, eh? Allora, li hai visti o non li hai visti? Ma che? Cerchiamo ancora, ci ritroviamo qui tra un po'. Vedersi anche da qui. Giusy, dobbiamo proprio salire. Sì, cara, salire. Accanto a me la tua vita sarà una continua ascesa. Sei già salita diventando la signora del professor Cavicchioli e domani forse del preside Cavicchioli quando avrò pubblicato le tavole sinottiche con la prefazione dell'illustre professor Calogero. Saliremo fianco a fianco verso i cieli dell'Empirio, verso i cieli dell'amore, tenendoci teneramente per mano. Ma dove sei? Cocchina! Cocchina! Ciao, amore! Ciao, sta attenta e tienti forte, ti raccomando. Oh! Silve ombrose, fedeli compagne di un sogno che mai svanirà. Gasperini, leprotto degenere, dove ti eri cacciato? Torna subito al campo e preparati a 3 giorni di digiuno con segregazione gastronomica! Sì, signore. Oh, ha fatto una cosa terribile, pensare che era il mio discepolo prediletto. Invece mi ha tradito, dovrò infliggergli una punizione esemplare. Stai bene, cocchina? Non guardare di sotto, cocchina, chiudi gli occhi! Non rispondi! Stai male! Cocchina! Fermate! Fate qualcosa! Mia moglie ha le vertigini! Cocchina! 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 Thank you.
è fredda? No. Renato! Guardate che affoga, non sa nuotare! Come non sa nuotare? Affoga! Correte, apri! Avanti, tiratelo su! Dai, dai! Prendilo per mano! Vai, tu! Mettetelo qui! Un materassino di gomma! Dai, le mano del niente! Scattate, fatevi la respirazione artificiale! Ma come uno, cosa? Due, uno, due! Renato! Due, apri gli occhi, su, Renato! Oh! Ma che ha? Tutto passato. Ma sì, respira, parla, è una cosa da niente. Io volevo già dare la notizia a Roma, figurati che scena con Mariangela. Chi è Mariangela? Ma come chi è Mariangela? A me una volta successe brutta. Navigavamo al largo di Corfù col... il 18 metri del mio caro amico il principe Roviglioni Tosti. Avvenne che mentre stavamo bordeggiando speronammo una balena. Ammazza, sei giocata fine, eh? Sono piano tragico. C'ero cascato pure io. Adesso me la gioco fine io, quel barone. Ci vediamo dopo, eh. Oh, tielo te. Che bisogno c'è, oh signorino? Sta buono, no. E non beve più. Ma chi beve? Renato, eh? Ma chi è Mariangela? Mariangela? Ma che sta da retta quello? Ma lo sai quanto è spruffone, no? Ho reso l'idea, bastano due motoscafi da Napoli, pieni di selvaggina di prim'ordine. Al resto ci penso io. Antoine, il grande Antoine, ti organizzo un defilé, un po' di messa in scena e con il mio cachet grotta azzurra tutte le donne del mondo di notte diventeranno belle, affascinanti, avranno fra i capelli un frammento di quella divina lucentezza. E tu passi alla storia, maestà. Non vedo il lato pratico di questa faccenda. A parte la storia, io, che ci guadagno? Di, amico, se vuoi cucirgli la grana, passi. Ma donne qui, niente, perché io per seguire il principe ho rinunciato a un favoloso contratto... Con la televisione americana. Good morning. Gente importante, tutti amici miei. Oh, bonjour à tout le monde. Maestà, ma perché non organizziamo una bella gita in motoscafo? Per esempio, non so, una bella gita nella Grotta Azzurra. Io ho mandato la mia Carolina Terza a Napoli per una riparazione. Sai, i miei fuoribordo li chiamo tutti così. Carolina, in ricordo di un'avventura, una follia giovanile, ma è passato tanto tempo. Una ragazza veramente meravigliosa. Un irlandese con un temperamento formidabile. Barone, ma lei ce l'ha il monocolo? No, guardi, io ho il bimonocolo. Spiritoso, eh? Piuttosto mi dica, non ho afferrato bene il suo nome. Come si chiama lei? Mario Locatelli. Piacere, fortunatissimo. Sono un vecchio amico della signorina Cernò. Sì. Allora, ho sentito parlare di un'imbarcata. Vogliamo farla tutto in gruppo, eh? Massimiliano, questi signori desiderano essere accompagnati alla Grotta Azzurra. Quanti sono, prego? Tanti. Troppi. Ci sediamo. Perché no? Fa piano, eh? Se avessi anche uno sfilatino, non mi mancherebbe niente. Già. Cocchino! 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 Hai sentito? Prova tu adesso, su, via! Cocchina! Cocchina! Oh, Cocchina, dov'è? Oh, Dio mio! Cocchina! Da dove sei? Dove ti sei cacciato? Cocchina! Angioletta. Angioletta mia. Giusy, che paura. Su, hai sognato. Ma è passato. Adesso ci sono io qui con te. Sì, sì, noi due in questo paradiso. E che cosa hai sognato? C'ero anch'io in quel sogno? No, mi vergogno. E perché? Era una cosa tanto brutta, Cocchina, eh? No, brutta no.
Ricordi, amore mio, ricordi? Dolce, purissima, casta come un fiore. Io ti ricordo, immagine dolcissima. Oh, Giusy, la tua prima poesia per me. Come ricordo tutto di quel giorno. Uscivo con le mie compagne, ero nel corridoio e come sempre ti guardavo. Il professor Cavicchioli, bello, autoritario, sì, autoritario. E mi dicesti, signorina Misirocchi, ti dispiace? Anzi, vi, mi davi ancora del voi. Ti davo del voi, sì. Sì, e mi dicesti, signorina Misirocchi, vorrei consegnarvi qualcosa. E tirasti fuori dalla tasca la poesia per me. La prima poesia, sì. C'erano tutte le mie compagne che mi guardavano. Ti ricordo. Ricordi, mi sentivo qualcosa qui nel cuore, caro. E Giusy, ancora oggi mi chiedo come facevi quando scrivevi tutte quelle belle cose, eh? In quale momento del giorno? Non me lo hai mai detto. Beh, quando c'era compito in classe, sai, mentre i ragazzi io intanto Giusy, e la notte? Mai la notte? Eh? La notte io la notte parlavo con te. Ti chiamavo. Oh, Giusy. Ti cercavo nel buio. Ho sofferto tanto, ma ora siamo qui tutte e due, nell'incanto di Capri, tu e io insieme. E non è meraviglioso, finalmente. Non ne posso più. No, sto impazzendo, amore mio. No, qui, Giusy, qui. Ti qui. Prego, no. No qui. Non qui. Così, Giusy, ti prego. No, Giusy. Non qui. Ti prego. No. Hai ragione, angelo mio, sono un mostro. Ti prego, perdonami, calmati. Perdonami. Ho perso la testa calmati, con quest'aria Giusy. Di Capri meravigliosa. Calmati. Ho perso. Vieni, accosta. Buongiorno, eccellenza. Prego. Aspettate al largo. No, vi raggiungo a nuoto. Ci vediamo. Ma non state accorta, che modra sim. Mettetevi giù, attenta a capo. Che fai? Ci viene addosso! Tira all'arco! All'arco! Oh, aiuto! Oh, non peggiare così! Gasperini, stai fermo! Gasperini, smettila! Sì. Mi hai fatto fallare questa facile imbarcazione! Tira il largo! Tira! Aiuto! Gasperini, sei la mia dannazione! Questa volta sarei punito molto severamente! Presto! Stavo aspettando che un bel ragazzo si offrisse di farmi compagnia, e lei? Io aspettavo che una bella donna mi ospitasse. Ah. Me la dà la manina, per favore? Ah, sì, prego! Forza! Ah, ammazza che thank you.
capri, fatte sul tanto, stucora mia, canto d'amore, ci guardammo dintra l'occhio tutte e due, nu pensiero, nu sospiro, e ci passammo, te voglio bene, sia vita mia, nunce Maria, più belle te. Che campa fa chitarra mia, non canta più. Beh, adesso andiamo, eh? Quasi delle sensazioni colorate, dei grandi cubi viola cercati da nero. Abbiamo le stesse sensazioni. Sono sole soletti? Come dice? Io posso far compagnia? No, grazie. Ah. Che ragazze, eh? Certo che l'aria di Capri mette euforia. Frutti di mare per i signori. Ah, sì, sì. Ah, frutti di mare. Perché? Perché i frutti di mare, come si dice, mettono il sangue in movimento. ma voi non ne avete bisogno. Voi siete giovane. Sì, sono giovane, però. Senta, non avrebbe una stanza fino a domani? Eh? Ma signore, mi dispiace, questo non è un albergo. Ma non si potrebbe in via eccezionale? Ma lei solo o anche la signora? No, tutte e due siamo. Non è possibile, sa. Veramente in via molto eccezionale. Avrei qualcosa, ma non si tratta di una camera. È uno sgabuzzino. Se si vogliono arrangiare... Sì, 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 sì. Sì. La chiave la vuoi subito? Sì, subito, subito. No. Vogliamo andare. Buonasera, posso offrire? Oddio, Tommaso! Coraggio. Certo che l'hai passata brutta, potevi anche morire, questo ti serva di insegnamento. La dipartita è sempre in agguato e bisogna essere pronti a disprezzare tutto. Ma io disprezzo tutto, disprezzo. E seguire fino all'ultimo il proprio ideale. Un panino, magari con un po' di coppa e guanciale, Gasperini? Mi aspettavo che mi chiedessi il pane dello spirito invece di fare lo spiritoso. Ma io non faccio lo spiritoso, ho proprio fame con tutta quella ginnastica che mi avete fatto fare. Vabbè. Di un tonificante hai bisogno. Un amaro ti farà bene. Vado a prendertelo. Scusi, è un pezzo di Stan Kenton. Ma lascia in pace il signore, andiamo. Chiedevo solo se era un pezzo di Stan Kenton. No, è un pezzo che m'hai stufato. Ecco il fernè, signore. Permette? Grazie. Un altro fernè. Sì, signore. Senta, me ne offri un altro. Vabbè. Due. Bene. Mi sono permessa questo perché lei è la classe dell'uomo di mondo.
Si vede? Sicuro. Mi scusi, lei è forestiera o caprense? Sono forestiera di nascita, ma caprese di adozione. È qui in vacanza? Sì. Sola o in compagnia? Sola, per adesso. Potrei avere l'onore di accompagnarla? Siamo stati sfortunati con l'alloggio, ma siamo felici lo stesso, vero? Ci amiamo tanto ed è quello tanto, che... Tanto, cocchina, tanto. Non sei stanca per caso? No. Non vuoi sederti, cocchina? No. Scusa, dato che c'è da sedersi, perché non ti siedi? Così ti riposi un Come poco, vuoi. No? Sì. Andiamo, cocchina, andiamo. Ridurci in una barca. Lo so, non è che una barca. Ma allora che serve la fantasia? Ti ricordi di Ovidio, l'ars amatoria? La barca sarà per noi il veliero dei sogni. Ma che fai? Vorrei poterti dire, sei la regina di questa casa, ti dirò invece, sei la regina di questa barca. Oh, attento. Su questa barca, come su un veliero incantato, andremo verso il sogno della poesia, della magia e dell'amore. Dimmi, don Cavallo! Oh, no. Vai via. Lei conosce bene quest'isola? Sì, ci vengo tutti gli anni a passare le vacanze. E le piace? Certo. Ma ne conosce gli aspetti archeologici? Beh, non saprei. E allora, da che ne conosco i ruderi ad uno, le farò da cicerone. Grazie. Ma se aspettavo il suo fernet, morivo. Stavo per portartelo, ma ho incontrato la signora, mi scusi. Ma come se ne va? Devo accompagnare il mio giovane allievo. Ma come? Lei è mezz'ora che sta qui a farmi la corte? Sì, la corte. Mi domanda se sono caprese, se sono sola. Io sono non capisco. Dolente. Ma vede, signora, di fronte ai miei doveri umanistici, le cure mondane dileguano. Guardi, è lei che deve farsi una cura perché ha qualche cosa che non funziona, sa, direte a me. È inaudito, mi voleva fare vedere i ruderi. Ma più rudere di lui? Dovrei riferire la cosa, caro professore. Gasperini, su via, sono cose che accadono. I due fermè, signore. Alla sua avventura a Capri, mancata. Sarà per un'altra volta. Ma ora... Sì, si tratta di un defilé di costumi da bagno di acconciature. Siamo stati invitati al tavolo del principe Ameda. No, non mi dica di no, la prego. Ma ho già preso un impegno con un ragazzo. E va bene, può portare anche lui. Très gentil. À ce soir. Au revoir. E voilà, non ho che l'imbarazzo della scelta. Accidenti allora. Costo caldo anche la spirina, mi guarda. Sogno un bagno di sudore. Mi mega la sa senza biancheria. Sti vigliacchi, mega ruba tutto. Che profumo. C'è parola una polmonite. Permesso? Avanti. No, momento. Cosa vuole lei? Mario. Mi son Giulio, non son Mario. Oh, mi scusi. Posso entrare un momento? Ma devo avere sbagliato camera, cercavo Mario. Non è qui con lei? Magari. Quei due disgraziati mega la sa qui solo come un can. E mega porta via tutto. Il profumo, le braghe, le mutande. Mi dispiace. Au revoir. Un momento. Mario non era con lei? Sì, per questo lo cercavo. Ma come? Se stava con lei, come ha fatto a perderlo? Non sei mica un bambino. Era con me. Abbiamo fatto una gita alla Grotta Azzurra. Ma poi sono stata invitata da un altro signore e l'ho perso di vista. Ah, l'ho capito. L'ho gascarità. Come? Ma è uscito con una ragazza poco fa, non era lei? No, ma grazie dell'informazione. Au revoir. Ah, mi qua sono capitato in una gabbia dei matti. L'altra sera, camminando
sono solo per la strada giù incontrato. Non moscio nero, saccoggiato citto citto, m'ha chiappato la giacchetta e m'ha detto in zanarecchia, m'ha detto miau. Sei forte e bello come un dio marino. Signora, che c'ha già fare, prieio. Oh, m'hai fatto vincere, che fruito. Io non posso più uscire, io non posso camminare. Dimmi Dio, addò già uscire, paura buca. Barone Filippo Maria Van Butelli. Sono una stupida, ecco quello che sono. In fin dei conti, perché sono venuta a Capri? Non certo per innamorarmi di uno studente spiantato. Voglio uscire fuori dalla miseria, dai romanticismi inutili. E se c'è qualche stupido pieno zeppo di soldi che mi vuole, ecco, sono in vendita. Grazie Dante. Vedete, noi napoletani, sì, quando cantiamo, ce la mettiamo tutta. Sarà l'aria, sarà sola, sarà che... Qualche preferenza? Ma qua ogni angolo c'è stato. No, faccia lei. Quello che vuole, ma una cosa bella e romantica. Cantrò, vi piace. Moltissimo. Mi piace tanto, tanto, anche se no, io soltanto l'amo. Mi piace da morire. Che cos'è? Niente. Lo so che fa soffrire tanto. Cerco di non pensare, faccio l'indifferente, ma serve proprio a niente, mi struggo ancor di più. Mi piace, non posso farne a meno, mi cibo di veleno per campare. Mi piace. Bravo, è proprio sei bravo. Sei diventato allegro tutto un tratto. Beh, perché, che c'è di strano? Prima c'avevi un muso. È la canzone che mi ha messo allegria. Potremmo prima perché passare per a te, ti è piaciuta? Fare un sì, salto. Andiamo alla grande sartoria bancaria. Che volete? Ti tocca. Anima e cuore. Va bene, anima e cuore. Io so che 500 lire sono 500 lire. Oh, ma ti sei dimenticato che tu con 500 lire ci hai preso il vaporetto e sei arrivato fino a qua? E ho conosciuto te. E lunedì mi tocca ripartire. Così presto? Ma che c'hai da guardare? Niente, guarda te. Mica se stai con gli occhi spalancati quando due si baciano. Ma io voglio vedere. E che c'è da vedere? Non c'è niente da vedere. Casomai c'è da provare. E beh, io non ho provato proprio niente. Ah, grazie Dante. Renato. Oh! Antonio, e datemi un po' gretto, per piacere. Calma, cara, 5 minuti soltanto e sono da lei. Nome, prego. Rosina Gavudo Fugaetano. Ma a che serve? Il fu a niente, il nome per regolarità, per i soldi, pur l'argent, n'est-ce pas? E dammeli. Dopo la sfilata, sì, caputo. Sì, caputo, caputo, Rosina Gavudo Fugaetano. D'accordo, ho capito, caputo. Uffa, queste donne. C'è qualcosa che non funziona? È che speravo di scovare una perla, capisci? Un tipo di ragazza speciale, sì, un tipo, insomma, perché te la immagini una di queste galline qua? Sono galline, sai, una di queste coi capelli grotta azzurra. E che ci azzecca, che c'entra? Nome? Francesca Zempieri, in arte Maruzzella. In arte? Quale arte? Beh, lasciamo perdere. Ma va, e per stasera l'arte mettila da parte, eh? Ricordatelo. Va.
Ciao. Allora, ci andiamo alla festa? No, senza vestito non ci posso venire. Andremo a fare una bella passeggiata. Fischiami alle 9 sotto casa e non guardare le ragazze. Stasera siete veramente meravigliosi. E voi siete un ballerino di classe. Modestamente. A Bruxelles si parla ancora di me. All'esposizione? No, ai campionati di danza. Tango. Ma che tango, rock and roll. Porta. Permetti però. Si resta tu. Thank you.
Gennà, avete visto mamma? Grazie. E voilà, apra gli occhi. Gesù, io mi pare una cocotte. Può darsi, mia cara, ma di gran classe, di gran classe. Farà una figurona. Che bella consolazione. Mamma, è ora che ti cerco. Siccome non ho il vestito e non vengo alla festa, posso uscire stasera con quel ragazzo che ho conosciuto? Perfetto! Oh. Ecco la mia perla. Ce l'avevo sotto gli occhi e non me ne ero mai accorto. Ma... girati un po', girati. Oh, sì, stupendo, meraviglioso, sì. Ehi, è ora. Professore, professore, mi scusi, professore, tocca a lei. Che cosa? Il turno di guardia al campo. Io? Ma può sbucciare le patate se vuole. Io sbucciare le patate? Ma io sono il professor Capicchioni. Ma è la regola. È la regola? Sì, è la regola dei leprotti. Vabbè. E ora, signori, nell'angolo più ricco di fascino che esista al mondo, Antoine finalmente vi presenta le sue eccezionali creazioni. Ecco a voi spuma di mare. Onda marina, evanescente e capricciosa come un'alba rosa. Ed ecco a voi tramonto sul mare. Carezza del sacco. Tramonto di fuoco. Chiaro di luna. E ora ammirate un tipo eccentrico di coquette coccotte. Ma spegni, invece. Hai capito, signore? Ma sono. Guardate quel cretino insensibile che mette in imbarazzo quella povera donna. Pardon, madame, mi scusi, ma è colpa di quello sciocco. Non capisco come sia accaduto. Sono desolato. Perché non mi hai fatto concorrere? Avrei voluto un'acconciatura dal nome strano. Un po' pazza. Ne suggerisca una a lei, barone. Lei che è un poeta. Ah, vous êtes très gentil, mademoiselle. Infatti io ce l'ho l'anima del poeta. Ti assicuro, ho passato il pomeriggio con dei matti. Un chitarrista, un americano, insomma, una lagna. Ah. E quella che fa la svenevole? Quella poi, figurati, quella è finta, mica è vera. Con quella pelle. Niente, niente, sei gelosa di me. Che? Gelosa? Io? No, perché non ce la racconta pure a noi questa barzelletta? Guardi, barone, che non è una barzelletta. No, è una cosa che mi hanno raccontato sul conto suo. Sul mio conto? Sì,
Una delle tante, già sapevo. Oh, ma io non raccolgo, mon Dieu. Maestà, attingo una sigaretta, s'il vous plaît. Scusatemi, amici, ma un contrattempo ci ha privato della presenza qui del balletto delle Bluebell e quindi passerò a presentarvi le mie attese creazioni. Oh. Ah, ciao, bellezza. Permettete, accomodati. Cose che succedono fra questa generazione così detta moderna. Calmati, ti prego. Abbiate pazienza. Scusami, care, ma uno si aspetta un balletto internazionale e quella ti rifila una sfilata di guanze spettacolari. Sei una meraviglia stasera. Andiamo. Scusateci. Ehi, hey, biondone del Kentucky. Sì, hai visto il tuo collega Antoine? Pareva Nettuno. Signori, altre mie creazioni. Tutta capri, prigioniera di sei ninfe marine. E voilà! Monte Solano. Bravo! La canzone del cielo. Ragara. Parco naturale. Marina B. E il mio cachet grotta azzurra che conquisterà il mondo. Mamma, hai visto Renato? No, figlio mio, no. Dobbiamo andare. Vieni su, tesoro, è tardi. Vieni, sbriga. Che è successo? Mi è andato qualcosa nell'occhio. Lasciami vedere. Deve essere un granellino di sabbia. Oh, je t'en prie. Senti, cara. Io non posso seguitare a fare questa vita. Devo assolutamente confessarti quello che sento io. Filippo. Io voglio... Filippo, sono io che devo farti una confessione. Stavo per fare una cosa molto brutta. Una cosa disonesta, soprattutto. Oh no, tu sei una cara bambina. Non parlare, lasciami finire. È già tanto difficile. Ma devo, capisci? Devo. Ma che stai dicendo? Io sono una ragazza che lavora. E tutto quello che ti ho lasciato immaginare sul mio conto, tutto quello che hai visto di me... Beh? È falso. Falso, capisci? Ma cosa dici, tesoro? La verità. Ti dico la pura verità. Ed è proprio perché sono povera che ho avuto per un momento la tentazione di ingannarti, di accettare tutto quello che mi offrivi. Tu sei stato tanto caro. Non giudicarmi male. Avrei dovuto dirtelo prima, ma mi è mancato il coraggio.
Chi è? Well, she was grand, she was grand, although she was I grand. tried to understand, I did my best, and that's the way. Ciao, Mario. Ah, ciao. Beh, e come ti è andato? In bianco. E tu? In bianco pure io. Ma a me mi sta bene, però. Già. Avrei dovuto capirlo subito. Mi ero illuso che fosse un'avventura come tante. Ma Ivonne è diversa. Con Sandrina? Sembrava che andasse tutto bene e poi invece non è venuta all'appuntamento. Beh, si vede che la madre non l'ha fatta uscire. Senti, io casco dal sonno, e tu? Anch'io. Andiamo a dormire. Buongiorno. La chiave. Che fai? Parto, e tu? Parto anch'io. Gesù, che brutta annata quest'anno. Fu come quell'anno che scoppiò la guerra. Vi ricordate? Che sfornata di raggi. Mi dai il conto, per favore? Subito. Grazie. Portafoglio. La grana. A Giulio, c'è l'amore tuo, guarda. Buongiorno. Ammazzate che bugiardo. Mario, vieni qua, c'è posto. Ma
perché ti fermi un po'? Stai sempre a girare, stai. Ma io c'ho da fare, mica guardo il panorama come voi. Ci avete una sigaretta? No, e tu? Renato, ma che cosa hai? Niente, io penso a Sandro e lui mi sta a fare una testa così con tutto quello che ha fatto. E tu ci credi? Ma no, che ha fatto? Credo. Se l'è sognato. Padronissimi te lo credere, ma amico quella stanotte. Ma perché ci hai preso? E ce lo vedi tu, Giulio, con quella pantera? Che femmina che era. Che classe. Una donna formidabile. Indimenticabile. Una donna che dà tutta se stessa. Ne ho conosciute di donne, ma... Ora? Bravi, continui a ciacolare, ma amico quella lì stanotte... In albergo. No, Giulio, ma se tu stanotte stavi pensando all'ultimo respiro, ma che racconti? Stai vicino, se no rientra in coma. Sì, ma tanto questa Roma vivo non ci arriva. Io vado al bar. Scusi. Saldatrice. E che razza di sistema di svegliare la gente. Chiudi la finestra, voglio. Chiudi la finestra. Don Filippo, è tardi, su. Oh. Ah, siete voi? Sì. Spero che mi spiegherete la ragione per la quale siete venuti a svegliarmi così nel cuore notte. Della... È questo che volevate dire? Ma perché? Che ore sono? È quasi mezzogiorno. Avevo pregato quel cretino del ragazzo di svegliarmi alle 10. È venuto a svegliarvi, ma voi non l'avete sentito. Ah, sì? Poco ci è mancato che non buttasse a terra la porta. Adesso sono diventato pure sordo. Mm? C'è tutto da rifare in questo maledetto albergo. Non funziona più niente. La colpa è mia. Li ho abituati male. Troppe mance. Già. Quella pigliate la vestaglia, per piacere. Dove sta? Deve essere accanto al lavandino. E questa? Sì, grazie. Non si possono più fare le ore piccole. Giratevi un momento. Don Filì. Eh? Vi dovrei parlare. Sì, ma prima di parlare chiamate qualcuno e fatemi portare un po' di caffè, perché sennò voi parlate e io non vi capisco. Gli anni passano, cara Carmela. Carmeli, che succede? Ma che avete? Ma voi state piangendo? Che fesseria è questa? Che? State ancora così per il fatto di ieri sera? Ma è un'esagerazione. Alla fine è stato uno sbaglio, non è colpa di nessuno. Mi meraviglio, una donna di spirito come siete voi. Non si tratta di me. Si tratta di Sandra. Di Sandra? E che è successo a Sandra? Parlate, caramelli, sbrigatevi, che è successo? Capirei, non sono nemmeno riuscito a dargli il mio indirizzo. Vuoi prendere il suo? Conosco solo il nome. Ma dai, non fare il tragico. Domenica ritorni a Capri e la rivedrai. Io invece, quando la rivedrò? Va a Marsiglia. Al massimo ci scriveremo qualche cartolina. Hai un cerino? No, non ce l'ho. Grazie. Sei contento? Arena, e chi se l'aspettava? E scusa, Sam, ma... Adesso devo stare con lei. Bene, maestà, pensate voi a dare disposizione al marinaio? Grazie, è obbligatissimo, maestà. Dammi sto caffè, me. Amaro come il fiele. E che era caffè questo? Non funziona niente in questo albergo, niente. Pronto? Oui, Carmelì. Carmelì, tutto fatto, Tutto a posto, tutto in ordine, ci ho pensato io, stai tranquilla. Fammi trovare Sandra giù a casa tua. Passo io a prenderla fra 3 minuti. Va bene, accompagnaci al motoscafo. Non ti preoccupare, ci ha pensato il barone, state tranquilli. Grazie mille. Scusate, signori, mi date 100 lire? Sto pensando a te, Che? Mancia. Segnate tutto sul mio conto. Ha veduto dei ragazzi vestiti dalle proti e un signore alto e magro come... No, non guardi me. Ich habe keine le proti gesehen, es tut mir leid. Va, Sandrina, va. Don Filì, mi raccomando. Stai tranquillo. Ma
costo di giocarmi il motoscafo di sua maestà lì raggiungeremo. Ma come fate? Sono partiti da più di mezz'ora. Non ti preoccupare, Carmè, questo vola. Ti telefoniamo da Napoli, non ti preoccupare. Addio, mamma. Sai se parte da Mergellina? No. Come non lo sai? No, mannaggia. Non abbiamo avuto il tempo. Beh, tendiamo ugualmente. Non so niente di lui. Ma possibile che non hai trovato il tempo di sapere se ti vuole bene, se fa sul serio, se ha intenzione di sposarti? Io a lui non lo conosco, non posso giudicarlo. Ma a certi amici, quel capone, come si chiama, quello screanzato? Che ne so, se ne sono andati tutti così presto. Adesso che fai? Boh, piangi. Sei proprio una ragazza. Marsiglia poi non è mica tanto lontano. Adesso non ci vuole più neanche il passaporto. Salto sul treno e sto da te. Mi vuoi bene? Penserai sempre a me. Sì, amore. Non avrei mai creduto di potermi innamorare a questo modo. Dimmi ancora che mi vuoi bene. Signori in carrozza. Addio, Mario. Ti aspetto. Ma che fate? Sbrigate. E non correre, un momento. Facciamo tardi. Allora, mi ero in letto, stavo già un po' meglio. Quando un tratto si apre la porta e arriva il terremoto. E chi è? Era lei. Bellissima. E allora? Come allora? La mega bazar. Sì, vabbè, vabbè, t'ha baciato, ma dopo il bacio. È stato divino. Mm. Che pallonaro. Su, avanti, vai a chiamare Mario, sennò finisce che perde. Mattino, te vieni. No, no, sto qui, sennò ci prendono i posti, va avanti. Che pallonaro. Addio. Ciao. T'aspetto. Ci vediamo in ottobre, dopo gli esami. Sì, Mario, muovite che stiamo a perdere il treno. Dai, dai, dai. Svelto, svelto. Il treno parte! Renato! Renato! Torno domenica prossima! Domandagli dove voglio scrivere! L'indirizzo! Andare le Felici da Palestrina 39! Non ho capito! Torno a Capri domenica! Come? Renato! Peccato! Non ho capito l'indirizzo. Via Pierluigi da Palestina 32. Hai visto? Hai avuto pure l'indirizzo. Andiamo, adesso possiamo telefonare a mamma. Sì.